Non sono volate solo le parole nel Parlamento del Kenya quando i deputati hanno discusso un controverso progetto di legge contro il terrorismo definito liberticida dalle opposizioni. Il voto è stato interrotto più volte per la bagarre che si è scatenata in aula. Allontanate le telecamere, la legge è stata adottata nel pomeriggio. Il senatore Moses Wetangula esprime un malcontento diffuso tra le file dell'opposizione. Le libertà faticosamente conquistate dai keniani sono minacciate non dall'insicurezza, detto, bensì dallo Stato, presidiato dagli oligarchi che sono al potere. Le nuove norme intese a contrastare gli attacchi dei miliziani somali di Al-Shabaab portano da 90 a 360 giorni la custodia cautelare in carcere e prevedono pene detentive per i giornalisti che ostacolino le indagini o pubblichino immagini senza il permesso della polizia.